scusami ragazze, sarete poi stufe di sentirmi parlare, di vedermi, visto che vi sono mancata per qualche giorno, adesso stiamo recuperando proprio alla grande. Ho le ultime cose da farvi vedere. Da una signora ho preso una borsa in vera pelle. Lei mi ha assicurato che questo pelo non è pelo vero. Ora, io ho dei dubbi che non sia pelo vero, però mi ha detto no, l'ho fatta vedere anche in un negozio, non è assolutamente pelo vero, se no ci sarebbe scritto bla 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 bla. Fatto sta che comunque la borsa in vera pelle a 10 euro mi sembrava un ottimo affare. Gli ho proprio detto, guarda, io non la voglio perché se c'ha il pelo non mi piace comprare le cose di quel pelo vero. È vero che anche la pelle, eccetera, però il pelo in particolar modo non mi piace. Lei mi ha assicurato che sia ecopelliccia, può essere che sia anche un'ecopelliccia fatta bene, perché comunque anche i cinesi adesso fanno delle ecopellicce ben fatte. Dentro è vera pelle, la borsa è proprio in vera pelle ed è questa. È una borsa molto particolare, sui toni del top, tutta in pelle così, vedete? Con la sua tracollina addosso sta così e me l'ha venduta per 10 euro. Ora è molto particolare. Secondo me, quel pelo qua, io non so, non è che me ne intenda, però spero che non sia vero. Se è vero, pazienza. Almeno è una borsa riciclata. Lo so che è un ragionamento un po' contorto, però le cose in pelle le compro soprattutto nell'usato. Quindi, e questa è la borsa. Ho paura che sia quello vero, però. Non so, lei mi ha assicurato di no, l'ho pagata comunque 10 euro ed è molto carina. Poi ho preso, il pelo è molto morbido, quindi boh. Poi all'asta scarpe ho preso due paia di stivali molto strani, che questi me li ha fatti vedere mia zia prima che li vedessi io, ma ovviamente li ho comprati subito perché figuriamoci per 5 euro. Anche se avrei preferito che fossero chiusi, invece erano aperti. Li ho presi nelle due varianti di colori, ce n'erano tre, quindi sono stata anche brava che una l'ho lasciata lì. E sono quegli stivali qua molto strani. Adesso li proverò perché voglio vedere come mi stanno. L'unica cosa che non mi piace è che hanno il tallone scoperto. Se non avessero avuto il tallone scoperto sarebbe stato molto meglio. Perché sono molto strani. Sono in ciniglia, guardate. Questi sono nel color borgogna. Questo è lo stivale. Molto sobrio, devo dire. Allora, è spuntato. E al tacco così, che è tipo, sapete, quei tacchi che vanno a sfumarsi, che a me piacciono tanto. E l'unica cosa, c'ha sto tallone scoperto, io non so come farò ad utilizzare questi stivali. Datemi dei consigli outfit, voi che siete, avete l'occhio attento, perché sono priva di ispirazione su come utilizzarli, cioè devo provarli, poi quando ce li ho addosso magari mi viene l'ispirazione. Mi farete sapere se vi vengono delle idee. Questo è un primo colore e l'altro colore che mi piace da morire, questo è un colore bellissimo. Amore. E questo qua, Sì, è verde, guardate, un verde, non so che, come si chiama questa punta di verde, guardate che bello, quel verde vintage, molto molto bello, sempre con lo stesso tacco, adesso voi lo vedete anche, vedete, è tutto sfumato perché è in ciniglia. Questi sono gli stivali per 5 euro, mi sono voluta togliere lo sfizio, se costavano di più ovviamente non li avrei comprati, tanto qui vi faccio vedere che c'è l'ancilotto che dorme, il cuscino di Simone. Ehi, lanci? Ciao, sei sul cuscino di Simi, se ti vede guai, eh? E invece Romina non sappiamo se è finita.